Cari amici di Sesta Rete, benvenuti a questo nuovo spazio dedicato a tutte le informazioni e le novità fiscali in compagnia della dottoressa Rossana Cerati, che vedo collegata, che è fiscalista, commercialista. Grazie per essere qui con noi e benvenuta. Quest'oggi parliamo, dottoressa, Grazie a voi. appunto, di fisco e in particolare della proroga delle scadenze delle cartelle esattoriali. Ci spiegherà tutto, cercheremo di fare chiarezza come sempre. Questa novità in seguito all'approvazione del decreto Sostegni Terra. Innanzitutto, dottoressa, giusto per spiegare ai non addetti ai lavori che cosa sono, anche se è un argomento che tocca tutti noi, che cosa sono esattamente le cartelle esattoriali? Sì, l'argomento è ostico. Proveremo a dare un po' di informazioni che possano essere chiare e soprattutto che chiariscano alcuni punti. La cartella esattoriale non è mai un atto che ci piomba dal cielo senza nulla, senza nessun preavviso precedente. Anzi, la cartella esattoriale arriva sempre successivamente a un atto che ci è arrivato dall'ente impositore, che può essere per esempio Agenzia Entrate, l'INPS, l'INAIL, il Comune, addirittura anche multe della strada, per fare un altro esempio. Cosa succede? Questi enti notificano al contribuente un atto che può essere o un mancato pagamento o un'interpretazione errata di una norma fiscale o addirittura anche proprio una sanzione perché si è violato un codice della strada. Ma Sì. sono dei provvedimenti che ci arrivano nella buca delle lettere, per intenderci, sono, insomma, hanno una caratteristica, una busta di un colore particolare, come le riconosciamo? Alcuni sì, arrivano ancora per posta, alcune sono le famose cartelle verdi che tanto fanno tremare quando si vede un colore diverso nella buca delle lettere, altre possono già iniziare ad arrivare tramite PEC, ovviamente per chi ce l'ha, ma parliamo soprattutto di soggetti con partita IVA. A questo punto che cosa succede? Che anche qua se arriva la cartella e noi riteniamo che non sia comunque corretto, per qualche ragione non avevamo fatto ricorso prima o magari avevamo fatto ricorso ma non è andato come, abbiamo ancora del tempo per poter far prevalere le nostre ragioni. A Quindi, questo dottoressa, punto quando ci entra arrivano in questi ballo. provvedimenti, che cosa dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo cercare di interpretarli o è sempre meglio rivolgersi a un professionista? Consiglio sempre di rivolgersi a un professionista perché spesso per esperienza professionale si entra nel panico facilmente perché giustamente spesso sono anche cifre che non ci aspettavamo di dover pagare, che quindi non avevamo messo in conto. A questo punto però con calma si legge quello che ci è stato notificato, il consiglio è sempre di rivolgersi a un professionista di vostra fiducia che possa aiutarvi anche laddove si voglia fare ricorso presso l'ente o far valere le proprie ragioni per uno sgravio totale o parziale anche di questi atti notificati. E qua entra poi in gioco quello che sono stati gli ultimi provvedimenti, perché più o meno dal 2017 in avanti si parla genericamente di pace fiscale, cioè rottamazione delle cartelle, dichiarazioni integrative che possono permettere al contribuente di modificare e quindi andare a correggere degli errori che sono stati fatti sulle dichiarazioni dei redditi in autonomia, anche applicandosi un'aliquota inferiore come sanzioni rispetto a quando poi invece arriverà l'Agenzia delle Entrate, magari a dirci che abbiamo sbagliato o abbiamo eventualmente commesso degli errori. E poi ancora saldo e stralcio, un'altra cosa molto importante. E nello specifico in quest'ultimo decreto, quali saranno appunto oggetto di proroga? Quali cartelle? Sì, questo decreto è stato proprio fatto perché si è visto che molti non sono riusciti a pagare le rate che erano state preventivate per il 2020-21 e già si parla anche del 22. E quindi lo Stato ha cercato di venire incontro ai contribuenti, anche lo accenno, ma ovviamente non fa parte dell'argomento di oggi, anche sulle bollette in quest'ultimo decreto si cercherà con i modelli ISEE di andare incontro alle famiglie italiane che ovviamente hanno diverse problematiche in questo periodo.
Quindi per le cartelle, anzi per le rate scadute nel 2020 c'è stata una proroga che da dicembre scorso adesso si passa al 30 aprile 2022. Per quelle del 2021 si passa al 31 luglio 2022 e per quelle invece scadenti nel 2022 già si passerà al 30 novembre 2022. Ecco, quindi dottoressa, il consiglio finale è praticamente quello di rivolgersi innanzitutto a un professionista che sa leggere gli strumenti per leggere queste notifiche e poi presentare l'ISEE, no? Immagino che quindi se si rientra in quella fascia protetta, quindi si ha la possibilità di comunque di fare ricorso oppure dilazionare ulteriormente il pagamento di queste cartelle. Il consiglio è sicuramente di non lasciare andare la situazione che si ha presso l'Agenzia di Entrate e Riscossione, ma anzi provare a verificarla per vedere se ci sono delle cartelle che possono essere oggetto di saldo e stralcio o di rottamazione ter, laddove ci fossero già delle rate, o altrimenti chiedere delle dilazioni, perché sicuramente in questo momento ci saranno molte persone che sono in una situazione economica non così stabile e che quindi possono rientrare sicuramente in una rateazione. Grazie dottoressa Rossana Cerati come sempre per farci da bussola e aiutare a orientarci nella selva dei provvedimenti fiscali. Grazie davvero, grazie per essere stata con noi, a risentirci per le prossime novità. Io ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguito fin qui. Grazie a tutti, arrivederci.